Buongiorno ragazzi, è prestissimo, letteralmente, cioè è presto sia per le persone normali che per i miei standard, quindi vi risparmierò la visione di me senza gli occhiali, perché sono veramente veramente stanca. Tra l'altro oggi non ho dormito nulla, perché Eric mi ha svegliato miliardi di volte stanotte perché non riuscivo a dormire e poi perché ha fatto un sogno eccetera eccetera e quindi mi raccontava il sogno eccetera eccetera, insomma non ho dormito niente. L'unica volta che devo fare il filler la mattina presto e quindi allora, quindi sì, faremo il filler oggi. Scusatemi se sono sparita, ma avevo veramente bisogno di staccare un po' perché ero veramente veramente stanca. E non sto qui a lamentarmi eccetera eccetera, lo sapete che non mi piace, però ho staccato un pochino e mi è servito. Ma siccome vado a fare il filler e siccome mi mancavate, non posso stare senza la videocamera per troppo tempo. Comunque sono andata in farmacia, per questo sono già vestita. Sono andata in farmacia ed ho preso la pomata. Si chiama Emla, non so se riuscite a vedere, Emla, e che anestetizza, praticamente una pomata anestetizzante, sì, credo si dica così, e quindi adesso l'applicherò sulle labbra perché manca un'ora quando devo fare il filler, quindi l'applicheremo sulle labbra e dovrebbe effettivamente anestetizzarle completamente o quasi completamente, e sono proprio curiosa di vedere se è vero o no, quindi adesso applico la pomata e poi mi preparo per andare dalla mia amica Valentina appunto a fare il filler alle labbra, al labbro superiore, e sì, speriamo sia veramente efficace perché di solito fa parecchio male. Quindi sì, lo spero, insomma, tentare non nuoce, l'ho presa, vediamo come va. Ok, sono arrivata, il bello è che io ero in giro così, ragazzi, cioè immaginate gli sguardi che mi sono beccata, ma chi se ne frega, comunque sono arrivata. Aiuto, speriamo funzioni. Allora, adesso Nicole, le labbra sono molto gonfie perché si gonfiano sia per il traumatismo dell'ago, perché io ti ho punto diverse volte sulle labbra, sia perché l'acido ialuronico richiama acqua. Noi il risultato vero lo vediamo tra una settimana, quindi okay, non abbiamo fatto una stringa intera perché già delle labbra carnose, quindi non vogliamo esagerare, okay, abbiamo fatto praticamente solo mezza siringa. Ok, va bene, e ci fermiamo così? Ci fermiamo così, okay, perché non vogliamo esagerare, quindi vedi che già sono super gonfie, sì. Tra una settimana tu devi considerare le tue labbra, quindi naturali, aumentate di un 30%, quindi adesso okay, sono molto molto gonfie, ma non boh, super, super, okay, grazie. Niente. Ok, sono tornata a casa ed ho appena finito una conference call, una chiamata di lavoro sostanzialmente con YouTube, che mi ha fatto super super piacere perché ho conosciuto la nuova partner manager di YouTube e prima ero in contatto con Arianna. Ciao Arianna, se mi stai guardando, che adesso ha cambiato in realtà posizione sempre da Google / YouTube, e quindi però mi ha fatto super 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 piacere, mi ha fatto super super piacere conoscere Martina, che è la nuova partner manager, e adesso sono in contatto con lei, quindi sono dovuta veramente correre a casa perché ho finito giusto giusto in tempo per poter poi correre a casa e fare questa call. E allora, perdonatemi per le labbra ragazzi, ma lo sapete, il filler è così, quindi sono gonfie, ed ho appena messo il Fucidin, che è una crema, una pomata antibiotica che appunto la mia dermatologa, ovvero anche la mia amica Valentina, mi consiglia sempre per evitare infezioni eccetera, è una scrupolosità in più. E adesso invece andrò a truccarmi perché mi ha detto che posso truccarmi, ma non le labbra. Qui c'è Gatabeta. Queste sono le sue stanze, i suoi appartamenti. Sempre sul letto sta lei, gatta beta, buongiorno. Prendiamo il cellulare. Dove sono gli altri gatti? Altri gatti? Altri gatti? Buongiorno, gatto Max e gatto Denver. Sempre insieme voi due.
Gatto Max. Ciao. Ciao, sì, sempre insieme, sempre insieme. Voi cos'è? Vi lavate, fate la lotta, che cosa fate? Ciao. Amore mio, sei tutto bianco e un po' arancione la mia nuvoletta soffice. Sì, ma che bravi, che bravi. Ah, ecco, bene, adesso inizia la lotta. Sono tutto il giorno così e sono sempre, sempre insieme. Gatta Stellina, invece, che io non inquadro Gatta Stellina per 3 giorni, ricevo centinaia di messaggi che mi dicono: ma che cosa è successo Gatta Stellina? Ma dov'è? Ma che cosa sarà successo? Oh mio Dio, che cosa le è successo? Addirittura una ragazza mi ha scritto: non vedo più Gatta Stellina, mi dispiace tanto. Ma no, ragazzi, c'è Gatta Stellina, è qua, ve la faccio vedere. Ciao! Gatta Stellina, sei bellissima la mia gatina Stellina. Sì, Eric l'ha spazzolata e ha perso tutto il pelo invernale, infatti non ha più la criniera. Buongiorno gatto Denver. Ed è tutta bellissima con la sua coda sempre folta. Non va tanto d'accordo con Max lei in realtà, ma non si odiano nemmeno. Sei bellissima amore mio. Oh, scusami gatta Stellina. Oh no 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 no, la gonna, aiuto. Miau miau miau. Ok. E in realtà Gatta Stellina sta benissimo ed è qua ragazzi. Il fatto è che, vabbè che è vecchiotta, perché Gatta Stellina ha fatto 10 anni, che ci crediate o no, ha 10 anni, incredibile ma vero. Ricordatevi che quando l'ho presa ero già su YouTube, cioè pazzesca questa cosa, veramente veramente pazzesca. E se ci penso, incredibile. Ed è sempre rimasta la stessa, cioè ha sempre tanta fame, così come si può vedere dalle immagini. E comunque, a parte questo, questa è la crema che ho messo, il Fucidin, che avevo già a casa, quindi non devo comprarlo, tanto meglio, anzi portiamolo di là. Si vedono i segni delle iniezioni, in realtà, ma spero non vi faccia troppa impressione, a me ormai non fa veramente niente. Adesso mi truccherò così poi mi rivedo in realtà con Valentina e andiamo a pranzo. È solita inquadratura, mamma mia, le labbra si stanno gonfiando. Ogni volta che faccio il filler in realtà sono più gonfie il giorno dopo che l'ho fatto, quindi domani sarà ancora peggio e teoricamente non dovrei nemmeno uscire. Infatti di solito, anzi spegniamo la luce che non ha senso che sia accesa. Ok, solitamente non esco dopo aver fatto il filler, però con Valentina andiamo in un posto molto molto tranquillo a pranzo e dopodiché mi rinchiudo letteralmente in casa e, perché mi vergogno un po', anche se in realtà non sono poi così male. Scusatemi se c'è, appunto, non mi sono scusata prima, perdonatemi, ma c'è questo alone bianco di crema perché ho messo la crema antibiotica e ne ho messa in abbondanza, quindi perdonatemi se le mie labbra non sono bellissime da vedere oggi, scusatemi, ma devo fare così per il mio bene, quindi insomma. Oltre a questo volevo dirvi che una di voi, una follower, non mi ricordo adesso il nickname, ma mi hai salvato la vita perché mi hai consigliato questa pomata anestetica che si chiama Emla. Ragazzi, se fate un qualsiasi filler, cioè dovete assolutamente provarla, perché vi giuro che non ho sentito quasi niente e di solito fa un male cane il filler, ma con questa pomata anestetica non ho sentito veramente quasi nulla. Cioè ho sentito un po' la pressione che mi faceva, ma è normale, ma dolore niente ragazzi, al massimo un po' di fastidio. E cioè, non finirò mai di ringraziarti, tu mia follower, che mi hai dato questo consiglio, perché anche lei mi ha scritto fai filler ed è veramente, veramente top, e devo dirti che avevi ragione, ha funzionato, ho ascoltato il tuo consiglio. Infatti è bellissima sta cosa della community, perché mi date sempre consigli utilissimi e tu mi hai cambiato la vita, perché io adesso non farò mai più il filler senza la pomata anestetica Emla, te lo giuro. Cioè ragazzi, provatela se avete bisogno, qualsiasi, in realtà vabbè, io non sono ovviamente un medico quindi non posso consigliare, però per me ha funzionato alla stragrande. Cioè di solito il filler, controllo Denver perché sta sul divano e l'ultima volta mi ha fatto la cacca sul divano per l'ennesima volta. Comunque in molti mi avete detto: Nicole, può essere lo stress degli altri gatti? No, già Amsterdam me la faceva la cacca un po' ovunque Denver, ogni tanto gli prende sta cosa e mi fa la cacca nei posti dove non dovrebbe farla, tipo adesso che non lo faccio più stare da solo qui nello studio, fa la cacca sul tappettino in bagno, quindi non lo so perché lo fa, ma lo fa da ben prima di conoscere gli altri gatti. Comunque, a parte questo,
Ragazzi, questa è top. Cioè, di solito soffro veramente tanto, tanto, tanto quando faccio il filler. E oggi, tra l'altro, piccola parentesi, di solito usavo il Dior Forever colorazione 1N. Amo questo fondotinta perché ha un fattore di protezione 35. Ed è un pochino, forse troppo chiaro per me, tra l'altro è finito. Quindi oggi proverò il 1,5N, quindi è mezza tonalità più scura. Spero vada bene, spero che non sia troppo scura, ma a vederlo mi sembra in realtà giusto, top, perché questo è nuovissimo. E quindi sì, di solito il filler, ragazzi, fa un male terribile, le labbra, cioè già solo un brufoletto sulle labbra fa male, figuratevi una siringa che ti fora le labbra, non lo so, 30 volte, è veramente terribile. E invece con questa pomata, ragazzi, non ho sentito quasi niente, cioè un paio di, la prossima volta, perché lei mi fa sempre anche questi filetti, quindi la prossima volta devo applicarla fino al naso, quindi lì ho sentito un po', ma c'è niente in confronto. Infatti mi diceva: sei bravissima, non ti muovi. Le ho detto sì, perché non sento nulla. Comunque, per quelli che mi chiedono, che sono bene o male della zona o che vorrebbero andare a fare il filler dalla stessa, dallo stesso medico da cui vado io, ragazzi, lei si chiama Valentina Salamone e la trovate su Google, ha anche una pagina Facebook, insomma, professionale, e potete ovviamente andare da lei. Lei è un medico dermatologo e io mi fido solo di lei per i filler. Il primo filler me l'aveva fatto in realtà tempo fa, proprio il primo che avevo fatto me l'aveva fatto un medico estetico e non mi ero trovata tanto tanto bene perché mi si erano formati come dei grumetti. E quindi poi ho letteralmente pregato la mia amica di farmi il filler e poi ha iniziato a farli anche lei ed è bravissima, cioè mi trovo strabene. Lasciate stare il fatto che adesso sono gonfie, perché un po' è l'effetto dell'acido ialuronico, come vi ha spiegato lei prima, che richiama il liquido, quindi ovviamente sono più gonfie per quello, ma un po' sono anche io che mi gonfio in realtà molto facilmente, qualsiasi cosa, sapete, ho la pelle super sfigata, delicata. E poi anche mi spiegava la pomata, questa, già quando ho applicato solo questa, in realtà già le labbra si sono gonfiate, perché, non so perché, ma mi ha detto che provoca edema e quindi un pochino si gonfiano, ma non ci sono effetti collaterali se non appunto il fatto che hai le labbra un po' più gonfie del normale, però... In realtà quello che vi volevo dire con questo discorso è che lei in realtà non fa le labbra a canotto, infatti il risultato che io ho è solo un pochino più forte rispetto, un pochino più voluminoso rispetto a quello che io ho naturalmente, cioè lei non stravolge l'aspetto delle vostre labbra, non è una cosa che le piace fare e non apprezza chi lo fa. Infatti una volta le ho detto: ma dai, fa un po' di più, lei no, e alla fine sono d'accordo con lei, meno male, perché infatti è per questo che mi fido solo di lei, perché è molto molto estremamente scrupolosa lei, e quindi questo mi fa stare tranquilla. Comunque direi che la colorazione 1,5N è quella giusta per me, almeno adesso, che forse non voglio dire che sono abbronzata, cioè guardatemi, sarebbe veramente ridicolo, però diciamo che sono un pochino più scura rispetto al mio colore naturale, ecco, questo possiamo dirlo. E quindi top, perché ho finito il mio fondotinta preferito, ma adesso posso usare questo che è mezza colorazione più scura. In realtà ce n'è ancora un pochino nel barattolo. Comunque, correttore, altra cosa che volevo dire, ma adesso non mi ricordo più, vabbè, fa niente. Ah, Denver non sta più sul divano, sta dietro di me, lo vedete? Gatto Denver. Ah sì, volevo raccontarvi, perché vedrete che anche il labbro inferiore è gonfio, perché stavolta abbiamo fatto anche il bordo di quello, perché lo sapete, io di solito faccio il filler solo al labbro superiore perché ho quello inferiore molto voluminoso naturalmente e quello superiore invece è naturalmente sottile, quindi ho sempre voluto bilanciare questa cosa perché tutti mi chiedevano se mi sono rifatta il labbro inferiore quando in realtà è il mio naturale, però visto che visto che la differenza con quello superiore era tanta, sembrava veramente, cioè non era bilanciato, anche se naturale, ma non era bilanciato, ed è una cosa che mi ha sempre dato, devo dire, fastidio, quindi faccio il filler proprio per bilanciare questa sbilanciatura faccio il filler proprio per bilanciare questa cosa, cioè per rendere il labbro superiore più armonioso con quello inferiore e più
appunto più simile. E stavolta però abbiamo fatto non volume, quindi il labbro inferiore non sarà più gonfio rispetto a quello che è naturalmente, ma mi ha fatto solo il bordo perché fosse più definito, quindi mi ha semplicemente reso il bordo più definito, perché il mio non era proprio super super definito. E però non abbiamo aggiunto volume, invece sopra abbiamo fatto sia bordo che volume. Però in realtà a me, cioè, non dispiacciono così, ok? Adesso le vedete tanto tanto scure, però immaginatevele con il rossetto, in realtà c'è chi ha di peggio e in realtà non è, cioè non sono gonfie, le mie si sgonfieranno tanto. Ogni volta che faccio il filler dico, oh mio Dio, poi in realtà dopo 4 giorni se ne va tutto il gonfiore e sono, diciamo che è visibile il risultato, ma non è una roba tipo, oh mio Dio che cosa ti sei fatta. Però oggi la sensazione di chi mi guarda probabilmente è, oh mio Dio ma che cosa ti sei fatta, vabbè. Che cosa volete che vi dica? A me non me ne frega proprio niente. E tra l'altro non me ne frega talmente tanto che anche con la pomata anestetica sono andata in giro. Cioè, ma chi se ne frega? Infatti gli ho mandato la foto quando stavo arrivando in studio da lei. E rideva, vabbè. Ma a me, cioè, I don't give, no? Come si dice? Cioè, a me non me ne frega proprio niente. Si vive molto bene così, ve lo devo dire, tra l'altro. Allora, adesso passiamo alla cipria. Ho imparato che, ragazzi, davvero, quando non te ne frega niente, e non sto dicendo che un po' me ne frega, no, quando non te ne frega proprio niente di dei pensieri degli altri, perché quando dici di quello che pensano gli altri, la rendi un pochino più seria la cosa. In realtà a me non me ne frega niente dei pensieri che gli altri hanno, nessuno di me, nessun altro, cioè i loro pensieri, chi se ne frega, e quindi non me ne frega proprio niente. Cioè, se uno pensa, guarda questa pazza che ha la crema sulle labbra e se ne va in giro così, cioè a me non me ne frega niente. E YouTube ti aiuta tanto in questo, devo dire, perché se ti frega quello che la gente pensa di te, alla fine questo lavoro non puoi farlo. Comunque, questo è quanto, ragazzi. Non sapete quanto io mi sia sentita in colpa per non aver fatto video. È una cosa che devo, cioè, combattere. Raramente, voi lo sapete, mi prendo tipo una settimana libera e combatto, è brutto da dire, ma combatto con i sensi di colpa verso di voi e verso me stessa se non sono attiva su internet. E così, evidentemente, dopo 10 anni che lo faccio, non mi sembra vero non esserci sui social o comunque non essere tanto presente, perché in realtà magari qualcosina posto, ma non è la stessa cosa, lo sapete. E combatto con i sensi di colpa sia verso appunto di voi, perché mi dispiace abbandonarvi, voi mi arrivano i vostri messaggi, mi dite, oh mio Dio Nicole, ma dove sei sparita, ci manchi, che mi fanno super piacere, in realtà mi fanno tanto 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 piacere, mi fanno sorridere e I love you. E però d'altra parte mi dispiace tipo abbandonarvi, non lo so, mi sento come se vi abbandonassi, e poi mi sento anche in colpa verso me stessa, perché dico, cavolo, ho la possibilità di lavorare quanto voglio e mi ritrovo a non farlo e vado in ferie, cioè nel senso, per gli altri vanno in ferie, sono ferie programmate, pagate, eccetera. Per chi è libero professionista, ovviamente tu vai in ferie, ok, sono molto molto schietta e onesta con voi, come lo sono sempre, spero apprezziate. E chi invece è libero professionista non ha le ferie pagate, tra virgolette, quindi i giorni che tu ti prendi liberi potresti lavorare, e se non lo fai ti senti uno sfaticato, almeno per me è così. E quindi è veramente veramente difficile, ma a volte per la mia salute noto che devo prendermi un periodo di pausa, perché altrimenti appunto ci rimetto di salute. Vi ricordate un paio d'anni fa quando mi era venuto quel mal di gola che non se ne andava, e poi sono andata da diversi otorinolaringoiatri, boh, qualsiasi modo si dica, e mi hanno detto, guarda che sei giù di difese immunitarie, cioè qualsiasi cosa ti fa male, perché cioè devi riposare, e poi ho riposato e vi devo dire che funziona. E però non è facile, anche perché il mio non è che sia un lavoro di fatica, quindi dici, ma perché devo riposarmi? Cioè, comunque, non è... Denver, vattene!
No, perché già lo vedevo che annusava in modo strano e si metteva in posizione sul divano, E quindi dici perché devo riposarmi, cioè, non ha senso. Invece, anche se non fai un lavoro stressante, a volte devi comunque staccare. E questo è importante per me farvi capire. Non stacco da voi, ma stacco proprio dal fatto di avere la videocamera puntata. Cioè, ok, fate finta che questa sia la videocamera, io sono sempre così. Tutto il giorno, ogni giorno, che sia cellulare o videocamera, sono sempre così. Quando non ho la videocamera puntata, sono davanti al computer, o davanti al cellulare o davanti al computer, e devo fare fatture, visionare contratti, firmare contratti, mandare offerte, mandare email, rispondere email, rispondi a tutte le email. Hai finito di rispondere a tutte le email, te ne sono già arrivate altre 15, quindi è un po' senza parlare del fatto che comunque mi piace scrivermi le idee per i video nuovi, contattare magari gli youtuber per le varie collaborazioni, è comunque una cosa che ti prende tempo. Giveaway, contattare le ragazze, e non voglio ovviamente dire che sia una cosa faticosa, vi dico però che è una cosa che richiede tanto 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 tempo, e io mi ritrovo a volte da quando mi sveglio, che ne so, che certo mi sveglio a mezzogiorno, dici ah ti svegli a mezzogiorno, sì, però sto tipo fino alle 5 e mezza di mattina a fare robe di lavoro, quindi in realtà non che dormo tantissimo anche se mi sveglio tardi, che ho ricevuto un messaggio qualche giorno fa, alla fine sembra sempre che io mi lamenti su queste cose, ma ho ricevuto un messaggio qualche giorno fa di una ragazza che mi diceva ah tu ti svegli alle 2:30, cioè no, però metti ti svegli, sì esagero sempre, ti svegli alle 2:30 e io a quell'ora sono già stufa di lavorare perché io mi sveglio alle 7, certo hai ragione, ma quando tu dormi tipo alle 11 vai a dormire, ok, io in realtà mi metto a lavorare a quell'ora e finisco quando tu ti sei già fatta 5 ore di sonno, quindi no. Però ovviamente è per rispondere a questa persona che mi ha scritto in modo parecchio maleducato. Ma non ha senso, insomma, in realtà è solo per farvi capire che non mi prendo una pausa da voi quando non ci sono su YouTube, ma mi prendo una pausa. Forse non dovrei metterlo illuminato qua, forse ho sbagliato, ups. Ma mi prendo una pausa dal computer e dal cellulare. E a volte mi serve, anche perché sto diventando cieca, ragazzi, cioè nel senso, da lontano non ci vedo così bene. E mia mamma dice, sì, è perché sei sempre al cellulare e la tua vista è sempre focalizzata su cose che hai vicino. Infatti io da vicino ci vedo bene, da lontano non vedo una cippa lippa. Cioè non so se devo farmi una visita oculistica o se semplicemente magari staccando un po' da, appunto, dal computer. Dove sei? Da computer cellulare, se magari mi aiuta oppure no, vedremo. Comunque adesso sono stata una settimana senza caricare video, ragazzi, e starò un'altra settimana senza caricare video a fine mese, come vi dicevo. Mi fa un po' male bere l'acqua, mi fanno un po' male le labbra perché adesso l'effetto della pomata anestetica se n'è andato. E sarà stranissimo per me vedermi con le labbra scure. Mamma mia, io le odio, io odio il colore naturale delle mie labbra. Pellicine. È una cosa, non lo so, è più forte di me. Le schiarisco sempre con il fondotinta e poi le, cioè, in modo proprio da azzerarne il colore, e poi le e poi ci metto il rossetto sopra. Quindi vedermi con le mie labbra scure così è veramente veramente strano, però questo è il colore naturale che hanno le mie labbra. Forse adesso un pochino più scuro, ma ci siamo. Non siete abituati a vedermici voi e non sono abituata nemmeno io. Comunque, ci siamo, direi. Wow, ciglia veramente wow con il Bad Girl Bang, è fantastico. E adesso sopracciglia e basta, mi sa, perché se non posso fare le labbra non mi resta altro. Ok, e questo è quanto, magari i capelli posso farli dopo, questo è il mio liscio naturale. Non mi va di fare i capelli perché usare il ferro quando fa così caldo proprio non mi va, però dovrò assolutamente fare la cheratina, ogni volta che faccio i colpi di sole poi devo fare la cheratina. E in realtà il grigio argento se ne sta andando, che è un po' un peccato, però in tanti mi dite che mi sta meglio il mio biondo, quindi forse vi ascolto. Comunque in realtà volevo fare una lavatrice nel frattempo, roba molto figa, ragazzi, invece che fare i capelli facciamo la lavatrice, però va fatta e quindi facciamo la lavatrice. Con le labbra da Valeria Marini oggi.
Sono veramente ridicola, ma mi sto... Quando mi guardo nello schermo mi vedo veramente, veramente strana. Ok, fatto. Lavatrice azionata. Siamo a pranzo con Valentina. Ciao. Che prima, vista che non l'avete vista, cioè avete visto solo le sue mani in realtà, sapienti. E siamo in questo posto molto carino e mangeremo qualcosa con il pesce, che siamo vicino al mare, quindi direi. E adesso decidiamo, c'è un sacco molto di roba buono, che mi piace. Molto, molto buono. Sì. È la prima volta che ci vengo, ma mi ispira molto. Ed è arrivato, io ho preso i... come si chiamavano? Linguine, no? Le linguine, comunque alla busara, una delle mie cose preferite, lo sapete dai miei mukbang. Da bere abbiamo preso, allora io ho preso la lemon soda, Vale ha preso l'acqua frizzante, poi abbiamo preso un vino bianco frizzante della casa. E tu invece che cosa hai preso? Ma una pasta con cozze, orata, zucchine e poi un altro pesce che non mi ricordo. Non me lo ricordo, grazie. C'è quest'ape, ragazzi, che ha super sete. Valentina le ha messo anche un po' d'acqua sull'orlo del baratro, ma mi sa che più che sete vuole, sì, lo zucchero. Spero che non si uccida dentro nella lemon soda, poverina. Oh oh. È tutta pelosetta, però. Guardala. Sta bevendo la lemon soda, non ci posso credere. Lo vedi il sedere? No, vabbè. E non ha manco paura, poi, tra l'altro. Secondo me sì, lo zucchero. Sì, lo zucchero. Ci posso credere. Ha fatto anche bzzz. Ci ha ringraziato. No, 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 aiuto. Ok, è andata. Ed è arrivato anche il dolcetto. Io ho preso la panna cotta, tutta jiggly. La panna cotta con i frutti di bosco. E tu cosa hai preso? Creme brulee al pistacchio. Sono tornata a casa e sono arrivata giusto in tempo, perché uno, sono passata a prendere dei pacchetti che mi erano arrivati nel frattempo, e poi sono arrivata proprio giusto in tempo per la visita. Quindi adesso la visita è fatta e le labbra sono sempre più gonfie, e intanto è uscito anche un lividino, ma è perfettamente normale, può capitare, ma se ne va tipo in 3 giorni. E mi capita ogni volta praticamente, vabbè che la mia pelle è così purtroppo, un po' sfigata. E nel frattempo mi sono arrivati appunto questi pacchetti. Allora, un pacchettino è della Fito e vi farò vedere magari in qualche story di che cosa si tratta. E poi mi sono arrivati un sacco di cosine che ho ordinato da ASOS e da Boohoo. Vi faccio vedere un po' in velocità, magari non indossandoli, nel senso, magari indossati, li vedrete più avanti. Ho preso questa che è tipo una borraccia termica rosa, e così per bere l'acqua a casa, però mi piaceva un sacco. Poi ho preso questo portapenne dorato, che secondo me ci sta molto meglio sulla mia scrivania rispetto all'altro che ho adesso rosa pua, perché non ci sta tantissimo con il mood della stanza. Poi ho preso 2 paia di copricapezzoli diversi, e questo ha una specie di lift up, non ho mai provato sta roba, ma mi sono detta proviamolo. E questi invece sono dei copricapezzoli normalissimi, che con i vestiti estivi servono sempre. Ho notato, tra l'altro, sto indossando l'anello di Carlita Shop in argento, con tutti questi brillantini a forma di cuore, che è stupendo. Poi ho preso una felpa a fiorucci. Voi mi direte, ma come, ci sono 30 gradi e tu ti prendi la felpa? Sì, che mi piaceva, e poi la userò sicuramente adesso che andiamo in Olanda, perché lì fa freddo, ragazzi. La massima un po' di giorni fa era 16 gradi, la massima, la minima erano tipo 10-11. Poi ho preso questo body che ho anche nero, e ho voluto prenderlo anche bianco perché è molto carino da prenderli. Se siete alte è sempre una taglia in più i body, perché altrimenti, cioè, stanno bassi, cioè bisogna sempre alzarli. Poi ho preso 2 gonne, una è questa a pois, molto carina secondo me, anche da abbinare a questo top bianco, molto chic. E poi ho preso questa che invece è un pochino più elegante, verde smeraldo. E poi ho preso un altro body, questo è... si vede, è molto ampio qui sui lati. I gatti che corrono come pazzi. Gattomax! Gattomax, 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 Gattomax! Ed è già sparito, noi ci divertiamo così. E poi ho preso una felpa bianca normale,
E un paio di pantaloncini per casa, in realtà. Queste sono le cosine di Boohoo, il resto era di ASOS. E mi chiedete sempre, ma come si pronuncia Boohoo? Cioè, come si scrive? Eccolo qua. Boohoo, B-O-O-H-O-O, molto semplice. Poi ho preso questa gonna, anche questa è stupenda secondo me, con questa fantasia rosa con le foglie e le palme. E poi questo che è un abito, ah, ho trovato ancora questo, e poi questo che è un abito. Secondo me è molto molto carino, così da tutti i giorni. E questo è quanto, adesso non metterò via nulla, ma andrò da mia mamma nel frattempo e basta, sperando che non mi veda nessuno. Infatti ci vado in taxi, bella nascosta. E devo portare giù anche tutti questi scatoloni, perché io ho sempre, dovete sapere, un sacco di scatoloni e di plastica da buttare per via di tutti gli imballaggi che mi arrivano. Anzi, stavolta in realtà due ordini li ho fatti io, a parte quello della Fito. E questo è quanto, e questo invece lo apriremo dopo. Stavo provando alcune cosine tra quelle che mi sono arrivate, e questa gonna secondo me è uno degli acquisti più azzeccati. Boh, non lo so, che cosa ne dite voi? A me piace tantissimo sia come colore che come print che come stampa, che per il fatto che è comodissima e super 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 fresca, perché è leggerissima. E adesso proverò il resto, però questa mi ha colpito, mi piace davvero tanto tanto tanto. E pensare che su Boohoo i prezzi sono sempre anche molto molto bassi, quindi faccio sempre super acquisti secondo me lì su quel sito. Siete praticamente appoggiati sulla mensola dell'armadio e sto dando queste, not sponsored by the way, ma sono tipo del, che ne so, dei dolcetti per gatti, e le adorano, a parte gatta beta non ne frega niente. E quindi sto cercando di fare incicciottire un po' gatto Max, che è super super magro, perché in estate poi lui diventa ancora più magro a quanto sembra. Gatto Max, e ho trovato questi croccantini che di solito gli piacciono, adesso non lo so. Gatto Max, se si vede, sì, lo vedete, e lui di solito mangia un po' e poi scappa, invece questi li mangia. Quindi ne do tipo 3 a Max, 1 a Denver, 1 a Gattastellina, che anche lei, cioè qui anche Gattastellina, eccoli qua. Gatta Beta invece, appunto, ripeto, non apprezza Gatto Max. Chissà se ce la farò a fargli mettere su mezzo etto, che lo so, vedremo. Tieni Gatto Max, tieni. E una a Gatto Denver, una Gatto Denver, tieni Gatto Max. A Max piace se gliele do direttamente in bocca, non chiedetemi perché, ma così le mangia, quindi già è una specie di mezzo miracolo, quindi facciamo quello che piace a Gatto Max. Ok, un'altra a Gatto Max. Sì, Denver, anche a te, anche a te. E una a Gatto te. Che cosa c'è, Gatto Max? Che cosa c'è, Gatto Max? Mi insegui per la casa? Che cosa c'è? Ma che cosa c'è? Privacy zero, veramente. Ormai anche in bagno dovete sapere che Gatto Max mi insegue. È quasi diventato peggio di Gatto Denver. Comunque, questo è il nuovo portapenne, che sì, tranquillo, Max, tranquillo, camminiamo pure sulla scrivania, certo. E questo è il nuovo portapenne, che trovo molto carino. Comunque, by the way, in realtà è ormai tardissimo, è tipo 1:15, una roba del genere, io sono già Gatto Max, cioè, ci posso credere, io ho già la camicia da notte, vabbè. Comunque, nel frattempo Eric è tornato a casa, abbiamo cenato, ma notte scorsa abbiamo dormito poco entrambi, quindi lui adesso è crollato e io anche sono super stanca, ma volevo finire di vedere il video, il nuovo video di Shane, che come sapete è uno dei miei youtuber preferiti, e specialmente da quando ho iniziato a fare questi video documentari un po' più lunghi, a puntate a volte, e lo sto seguendo ancora più volentieri, anche se posta veramente veramente poco, perché si parla di un video ogni tot mesi, però quando il video esce o quando la serie di video esce è sempre top. E adesso c'è un video di un'ora, uno speciale su Eugenia Cooney,
che se insomma seguite un po', è una ragazza su YouTube estremamente magra, quindi c'è stata molto, insomma, si è parlato molto di lei, del suo probabile, possibile disturbo dell'alimentazione, eccetera, eccetera, e sembra che adesso invece lei si stia rimettendo in forze, e quindi poi Shane è andato da lei. Adesso volevo finire di vedere questo video, mi è venuto un po' fame, quindi vado a mangiarmi un pacchetto di Fonzies, se Gatto Max me lo permette, e il solito spuntino dell'una di notte, io veramente, comunque le labbra non mi fanno per niente male, piccolo aggiornamento, non mi fanno assolutamente male, le sento gonfissimissime, mi sento una papera, cioè se mi guardate al profilo penso si noti molto bene che sono tipo una papera. Comunque non ha importanza, perché come vi ho già detto 766 volte in questo video, Gatto Max smettila di camminare sulla scrivania, e come vi ho già detto già 566 volte in questo video, si sgonfieranno nei prossimi giorni. E niente, questo è quanto, mi sa che vi do la buonanotte, scusatemi se anche questo video è stato un po', non lo so, sconclusionato. Mi sembra sempre nei vlog di non riuscire a filmare abbastanza, cioè vorrei filmare molto di più, ma tipo quando torno a casa Eric, che non lo vedo da tantissime ore, e poi ceniamo e stiamo un po' insieme, non ho proprio voglia di tirar fuori la videocamera a volte, perché voglio proprio godermi magari il tempo con lui, spero mi capiate. Comunque in realtà filmeremo prestissimo nei prossimi giorni, perché andiamo in Croazia per 3 giorni, e quindi li filmerò, vi farò vedere dove andiamo, perché è un posto molto molto carino. E niente, mia family, bacio grande a voi, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio mia family, ciao, a domani.